Cari amici, voi tutti che ci seguite con i nostri mezzi, oggi avete ricevuto un messaggio che i giovani Promanduri hanno inviato a ciascuno, che è collegato attraverso il mi piace e l'ascolto della lettura dei messaggi quotidiani. Il messaggio di oggi diceva: l'Eucarestia è un miracolo dell'amore di Dio in mezzo a voi. Quando verrò in gloria, eleverete ogni adorazione, ma fino a quell'ora sarò in questa ostia bianca che mi contiene e in cui voglio nascondermi. Il cuore di Dio adorabile è lì pronto per abitare le terre dell'anima, ma questa semina, coloro che della terra si sono fatti schiavi, mi consegnano senza credere, ignari che io sono vivo e posso attraverso tale funzione, nonostante zizzania e fango mi precedono. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 24-30. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: voi che andiamo a raccoglierla? No, rispose il Signore, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò io ai miei mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Diceva Fulton Sheen: non dobbiamo aspettarci la perfezione nella Chiesa, solo la virtù. Dei 12 apostoli, uno ha tradito. Degli 8 nell'arca, uno era un reprobo. Delle 12 tribù, 2 hanno rifiutato di attraversare il Giordano per amore dei pascoli ricchi. Dei 70 discepoli, alcuni non hanno più camminato con lui, e degli 8 diaconi, uno è decaduto. Ma il Signore permette che la zizzania cresca con il grano fino alla mietitura e alla grande separazione. Si spezza il cuore di un vescovo quando un prete lascia la sua unità indivisa con Cristo. Si addolora il cuore di un prete quando vede uno dei fratelli tornare nel mondo. La Chiesa è sempre disposta a riprendere gli erranti nel tesoro delle sue anime, ma mai gli errori nel tesoro della sua saggezza. Cari amici, la gente cerca di liberarsi dai pesi, ma per aiutare gli altri e a liberarsi dei propri pesi, abbiamo bisogno di conoscere il Signore Gesù da vicino.
pregando lo Spirito Santo ci accorgiamo che a un certo punto anche questo caldo terribile riusciamo poi in fondo a sopportarlo con la forza del suo amore. Così accade anche quando siamo nella prova, nel dolore. Quante persone possono dire che durante il momento in cui soffrivano, pensiamo alle donne in cui stanno per partorire, il dolore del parto è uno dei dolori più terribili, più secchi, più aspri. Eppure la donna con la forza, nella fiducia nella vita, sa che riceverà la forza per riuscire a superare quel momento e dopo la gioia bellissima e meravigliosa di avere questo piccoletto tra le mani che ti sorride e ti guarda con quegli occhi quasi per dire grazie mamma, se non ci fossi stata tu io non starei qua. E lo Spirito Santo è la nostra grande mamma, la mamma che ci coccola, la mamma tenera, che ci cura, che ci tiene al riparo e quindi non solo che ci consola, che ci nutre, che ci cresce, che ci accompagna. Allora da dove viene questa zizzania? Gesù ci dice molto chiaramente nel Vangelo, la zizzania viene da un nemico, potremmo dire dal nemico, il grande nemico dell'uomo. Se molti di noi si rendessero conto che chi ispira cattive cose e suggestioni è sempre lo stesso. Certo, quando nel mondo lui trova delle persone disponibili a lasciarsi possedere dal suo nefasto spirito, è chiaro che trova negli uomini i suoi maggiori collaboratori. Quindi ci sono degli uomini che possono penetrare il mistero del diavolo e distribuire le maledizioni, distribuire il male, distribuire il terrore in mezzo al mondo. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che il Signore permette a questi, in primis, di essere in grado di farlo. Quindi attenzione a quelli che dicono che lo Spirito Santo se ne sta con le mani in mano. Questo anche per la polemica che oramai è in atto in questi tempi, in cui sembra che lo Spirito Santo abbia abdicato dalla sua signoria e dalla sua potestà. E noi dobbiamo capire invece un'altra espressione profonda. Dio mantiene i nostri nemici, che sono anche i suoi, in vita finché lui vuole. Ed è un mistero, la grande permissione, come fu un mistero tutta la vita del popolo che il Padre ha condotto fino all'esordio di trovare questa benedetta terra che è promessa da tante generazioni e finalmente dove riescono a trovare pace, a figliare, ad, come dire, aggiustare questo grande accampamento per lodare Adonai, il Signore nostro, che sarà per sempre Adonai, per loro e per noi, perché noi discendiamo da quella promessa, in Cristo Dio la realizza. Allora amici miei, il fatto che questi nemici nella Chiesa, nel mondo, sono in piedi e non abbiano sofferenze, anzi, poniamo una riflessione forte, decisiva. Ci sono dei momenti in cui questi nemici sembrano avere una forza inenarrabile e a fronte di loro invece gli amici di Dio sono stanchi, sono sofferenti, portano dentro il peso delle loro lotte, le fatiche, qualcuno porta anche le pese di sofferenze importanti. Quindi ci sono dei momenti in cui gli uomini buoni, giusti, alzano gli occhi a Dio e dicono: Signore, perché tu fai questo? Non vedi che il tuo servo perde sostanza mentre tanti sono i nemici che proliferano e pongono al nostro piede un ostacolo, un inciampo al mio e al tuo passare? Il Signore ci richiama con la parabola del Vangelo. Dice: lasciate stare, non vi preoccupate, cioè
Questa parola che viene dal greco, che vuol dire non mettete nessuna pre davanti alla occupazione, state in pace, perché sono io che permetto a questi di avere successo fino ad un tempo stabilito, come sono sempre io che permetto al filo del grano di crescere insieme alla zizzania, che sarebbe il cosiddetto cattivo grano, la cattiva erba. E Gesù ci anche avverte e ci dice: state tranquilli, perché il grano buono crescerà lo stesso, ma quando arriverà il momento sarò io a mandare i miei mietitori. Chi sono i mietitori di Dio? Da sempre e per sempre si sa che alla destra e alla sinistra dell'Onnipotente ci sono le potestà angeliche, gli arcangeli, che sono stati chiamati per loro natura a collaborare della potenza, della forza salvifica di Dio. Quindi i mietitori, i suoi angeli, sono già all'opera. Quindi non scomponiamoci mai neppure di un millimetro. Non mettiamo davanti ai così già grandi questioni del mondo, così pure alcune volte che non sappiamo comprendere, perché non tutto è dato capire in questo mondo, dice il Signore: darò io ai miei angeli presto, ai miei mietitori, il momento in cui loro dovranno fare questo. Quando ciò accadrà, cioè quando io lo voglio, io dirò ai miei: togliete la zizzania, legatela, ammucchiatela, deponetela. Vedete quante azioni Dio dirà. Io mi preoccuperei più per quelli che, sapendo di non stare nella grazia di Dio, continuano a procurare il male agli altri, perché Dio ti lascia un tempo, un altro tempo, un quarto di tempo. Ma quando arriva che il padrone pone la scure dietro la porta, vuol dire che sta già avvenendo per usarla. Allora guai alla persona che durante il tempo della mietitura, vale a dire già prima, predisposto con una buona semina, innanzitutto un buon seme, dopo una buona semina, e dopo si predispone a mietere, come è giusto che sia. Un contadino cosa vuole se non, dopo che ha fatto tanti sacrifici, raccogliere il frutto del suo sudore? È normale. E Dio ci dice nel Vangelo: tutto contento se ne va con il suo bottino frutto di tanto sudore. Ma chi mieterà nel campo di Dio, usurpando il campo di Dio e i suoi frutti, state tranquilli che non la stamperà. Quindi ciò che Dio permette, lo vede, lo sente e gli passa davanti. Allora, come il popolo di Israele, anche noi siamo chiamati a fare della nostra esperienza di vita una pulizia, cercare di capire dentro di noi che cos'è che, come la zizzania, fa soffocare il grano buono. E io prego tutti quelli che non hanno il coraggio di fare questa azione che fa male, ma occorre e occorrente, che anziché sputare il veleno sugli altri e dire quello che fanno di male gli altri, sarebbe opportuno, visto che i tempi sono opportuni, cominciare a farsi una personale mea culpa, girare quel maledetto indice verso di noi stessi anziché dire sempre: è colpa, è colpa, è colpa. Già assistiamo abbondantemente in questi nostri tempi di gente che punta continuamente il dito contro gli altri. Chi è andato a scuola e ha studiato un po' di Freud, che è stato padre della psicanalisi, eppure non consta di essere stato un grande uomo di fede, diceva che chi ama il sesso dice agli altri:
tu sei un amante del sesso. Chi ama i soldi va dietro i soldi, chi ama il resto declara il resto. Dunque è inutile dire agli altri quello che dovremmo raccontare a noi stessi. È inutile trovare, ci dice il Signore, il moscerino nell'occhio del fratello, quando teniamo non una trave, un travone alto 12, forse estensione 12. Dice il Signore, ne avrete, ce ne sarà per ciascuno. Quando voi sarete chiamati, speriamo adesso, alla conversione, come fa un bravo uomo, un uomo giusto, pulito, a non sentirsi umile? Una persona che continua a dire, io sono eletto, io sono prediletto, io sono scelto, io ho questa missione, una persona talmente piena di sé, che è così lontana dall'amicizia con Dio, che assolutamente Dio lo lascerà imbalsamato sul suo stesso io. Dunque Dio dovrà lavorare molto tempo su questo tipo di persone. Già non se ne farà quasi nulla, perché una persona così, che non sa guardare con schietta obiettività e con grande sincerità e umiltà dentro di sé, come fa a dire al proprio fratello, al fratello che ha di fronte, tu sei questo, tu sei quello? Ecco il senso dell'apparizione anche di Manduria. Molti dicono, ma perché questa Madonna non grida a tutti? È sempre la solita storia. Se sei figlio di Dio, perché non scendi da quella croce? Perché Dio ci vuole cuocere nella padella. Quando sarà il tempo che siamo stati cotti bene, Dio manifesterà il suo dito su Manduria. Ma in quel giorno noi non serviremo più. E quindi Dio avrà conquistato Manduria al cielo e avrà fatto di noi delle persone convertite. Vediamo che i tempi del Signore sono completamente diversi, che il pensiero di Dio va verso un'altra direzione. Lui ha una direzione completamente circolare, infinita. Come circolare? La grazia dell'Eucaristia. Allora oggi quanta gente continua a dire, noi non andiamo in chiesa perché non ci piace questo modo di fare, noi non stiamo in rapporto con i preti perché eccetera eccetera, migliaia di questi discorsi che inficiano la nostra fede, ci allontanano da Gesù e ci riempiono di grandi mani. Allontanarmi da Gesù carestia, la Madonna qui ci ha insegnato, vale a dire cadere in disgrazia, ammalarci di tanti mali, essere fragili, diventare nelle mani del mondo un oggetto da poter usare continuamente. E soprattutto chi si allontana da Gesù carestia è un bersaglio mobile facilissimo per il demonio. Quindi il demonio, appena vede una creatura distante dalla grazia santificante della persona eucaristica di Gesù, è già pronto con mille dei suoi demoni per andare a fare guerra a questa creatura. Allora, amici miei, cerchiamo di raccontarcela giusta la dottrina. Non si è mai sentito al mondo che una persona si allontana dalla Chiesa e diventa santo. Tutti quelli che si sono allontanati dalla Chiesa hanno fatto una fine terribile. Inutile stare qui a raccontare quanti nella storia sono voluti, almeno hanno pensato nella loro mente malata, perché c'è qualcuno che in questo tempo andrebbe trattato con un TSO, ma proprio seduta stante, trattamento sanitario obbligato. Perché quando sentiamo in mezzo alla gente di persone che dicono io sarò il re di Francia, io sarò il nuovo papa, io sarò, ma senti, a me tu sei un povero scemo, perché se tu fossi questo ci sarebbero migliaia di anime mistiche, angeli e santi che giustamente farebbero una, come dire, una
uno stendere davanti al tuo passaggio e in preparazione di una missione di questo. Ma poiché questa è invenzione di menti malate, di persone che veramente stanno male, e chi sta peggio sono quelli che seguono tutti questi falsi ammaestratori della parola di Dio, io richiamo il mondo ancora una volta a dire: chiedete allo Spirito Santo, ma che fine ha fatto il mio cervello? Spirito Santo, è possibile mai che tu mi faccia cadere? La Madonna lo ha ripetuto, che siamo nei tempi della più grande eresia della storia e cadranno tante persone ingannandosi su leggi naturali, su leggi spirituali, su leggi dottrinali. E ci chiediamo: ma Spirito Santo, dove è finito il cervello? Dove è finita la ragione? Dove è finita l'onestà intellettuale? Allora, cari amici, se sbagliamo, è perché siamo anche noi che diamo nelle mani di questi cialtroni la nostra vita, e ben ci sta. Quindi, se ci ruberanno tutti i soldi che abbiamo, se finiremo sul lastrico, non ci dobbiamo lamentare con Dio dicendo: Signore, ho seguito questa setta o piuttosto quest'altra setta, ho seguito questo ciarlatano piuttosto quest'altro, perché l'ho seguito con deliberato consenso, con voglia, voglia, profondamente voglia, perché Dio ci ha fatti liberi. Ma come si fa, santo Dio, a dire, fare parlare, mettere in bocca alla Madonna cose che non stanno né in cielo né in terra? Non potrebbe mai, mai, mai nessuna Madonna vera dire il contrario di quello che dice suo figlio Gesù. Mai, non sarebbe la Madonna. E la contraddizione ci viene dagli scritti, dei messaggi che sono autorevoli proprio perché non hanno contraddizione in terminis, né subito appena dati, né dopo 30 anni che li stiamo ancora studiando come se fosse una parola di Dio spiegata. Mai la Santa Vergine si permetterebbe di dire che la Chiesa è la preposizione e il fulcro del malessere dell'uomo. La Chiesa è nostra madre, mater, magistra, ecclesia. Se però in queste cattedre qualche volta è capitato che si siano seduti dei cattivi maestri o professori, non vuol dire che quella cattedra è da buttare, che non è buona, che non serve. Dunque abbiamo sentito Fulton Sheen cosa dice: come un vescovo vede che un prete devia e se ne va e ha un grande dolore nell'anima, sei un vero vescovo e un vero padre, se è un mercenario non gliene importa nulla evidentemente. Così un buon pastore, un sacerdote che vede un'anima che si perde di nuovo nel mondo dopo aver fatto un cammino di fede ha dolore di questo. Allora, in questo momento noi ci troviamo con un grande, tra i più grandi dei dolori che la Madonna può avere nel suo cuore, è la perdita di tutte quelle stelle che stanno cadendo. Quanti vescovi cadranno? Boh, se non preghiamo certamente ce ne saranno sempre di più. Allora non domandiamoci l'esito, ma con forza, con diligenza, andiamo dalla Madonna e diciamo: io mi offro per questo prete, per questo vescovo e mi offro per questo papa. E vediamo man mano che comincia la mano di Dio a pesare sopra la nostra salute, siamo in grado di continuarla a dire: io mi offro per questo prete, per questo vescovo. E mano a mano che si intensifica il dolore, il peso quasi ti schiaccia, cominciamo a dire al Signore: Signore, io ti offro la mia vita fino alla fine. Quelle parole vuole sentire la Madonna, non gente che continua a dire che tu fai schifo, che sei una merda, che sei un falso, che sei un ipocrita. Ci sarà Dio che ne darà tutti a ciascuno. E quando sentiamo persone
che si rivolgono così ai nostri fratelli, potete già giudicare che tipo di spiritualità, se mai abbia un'anima ancora, una persona che fa così. Non lo sapete capire dai frutti? Un profeta, un pastore, si vede dalla sua mitezza, si vede sì dal fatto che con animosità parla la gente, ma si vede se lo fa per rabbia o per amore. Un padre può anche alzare una mano su un figlio, ma tu ti accorgi se questo padre lo fa per amore o lo fa invece con violenza, perché quel figlio lo vorrebbe come lui, dunque siccome si accorge di non essere obbedito, allora gli scarica sopra la sua ira, la sua violenza, il suo odio più puro. Quello non è amore di padre, quello è pazzia. E se Dio ci dà di incontrare gente così, glielo dobbiamo dire in faccia: tu non sei niente. Una persona che non ha umiltà, non ha dolcezza, non sa trattare i peccatori con i come si dice, con le mani giuste, non è un vero padre, non è una vera madre. In questi giorni sentiamo Padre Pio di qua, Padre Pio di là, ma che sappiamo noi di Padre Pio? Della vita di Padre Pio, noi sappiamo solo che Padre Pio passava tutto il santo giorno nel confessionale, che Padre Pio l'altra parte della vita la passava a letto a soffrire, e quando non sanguinava ne aveva sempre una, e quando l'asma, quando la bronchite, e quando la polmonite, e quando le cervicali, ne aveva di ogni giorno. L'offerenza è la base della fede. Amici, ascoltiamo ciò che dice Gesù nel Vangelo: non allontaniamoci dalla grazia santificante. Quelli che si allontanano manco se ne accorgono, perché il demonio è furbo, fa scivolare attraverso l'ignoranza e la non conoscenza appunto delle cose reali verso l'oblio, e piano piano ti trovi nella merda. Permettetemi e fatemi passare sta parola bella forte: chi trovarsi nella merda non è sempre una cosa terribile. San Francesco, prima di andare da Papa Onorio per la stanchezza, cadde in una porcilaia e si infangò tutto. Sappiamo dagli scritti che, non avendo dove sciacquarsi più di tanto, dovette andare così dal Papa, e quando si presentò non si vergognò di puzzare di sterco di maiali. I santi, quelli veri, ma si preoccupò di capire e di dire: se Dio mi manda, sarà Dio a illuminarlo. Quindi non era neppure apparentemente la puzza, i cattivi vestiti. Francesco sfidò fino al punto di dire: se è illuminato, e anche io lo sono, guardate l'umiltà di San Francesco, no? Che mette se stesso continuamente alla prova. Se Dio, Dio non mi farà ritornare a casa senza che abbia ricevuto ciò per cui sono stato mandato. E Francesco, che puzzava di merda di porci, mentre sotto i cardinali che portavano i vestitini di seta e le loro scarpette di tessuto, come era moda in quel tempo, mentre storceva nel loro naso per dire: ma da dove viene questo qua? Bene, San Francesco ebbe la curiosa occasione di farsi spazio, perché per la puzza si allontanavano, e Francesco si ritrovò ai piedi del Papa senza nessun ostacolo. Quindi in questo caso la tacca fu cosa buona e giusta. E allora, cari amici, l'ironia dei santi si basa però sulla solidità della loro santità, cavolo! Non sono parole buttate al vento, non è aria fritta, non basta dire: la Madonna mi ha mandato a fa che? Innanzitutto, quando Dio ci manda, dobbiamo essere operatori di pace. Diceva Madre Teresa di Calcutta: se dove passo ho già creato una guerra,
sarebbe meglio che ritornassi da dove sono venuto. Perché la prima considerazione, essere pace, portare la pace, andare a parlare ai cuori che sono nella tempesta con pace, nella pace. Se io invece entro a gamba tesa, cominciando a dire maledetta a te, ha fatto questa, ha fatto quella, guarda che non c'è bisogno che me lo dici tu, c'è già il diavolo che me lo ricorda tutti i giorni, quanto so cretino, che sono caduto 280.000 volte, magari sempre nello stesso peccato. Perché ciascuno di noi, come sapete, da dottrina di catechismo di Chiesa Cattolica, siamo ciascuno latenti sempre verso un peccato. Quindi, se io sarò uno alcolizzato, sempre là, bom 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 bom, là sarà. Se io sono invece uno che amo la droga, se sono un bestemmiatore, sempre quella sarà la mia tendenza. E il diavolo che ci conosce e ci ha studiati bene, gli basterà pochissimo per farci tutti i buoni propositi, non darceli all'aria. Dunque, cari amici, vedete come non si scompone il Signore e mi devo scomporre io. Mi devo scomporre io che non valgo niente, che sono nel popolo, mi devo anticipare delle preoccupazioni di cui Dio non ti sta chiedendo. Dio non ti sta dicendo preoccupati di cosa faranno al sinodo dei vescovi, cavoli loro, peggio per loro. Se loro faranno piovere sulla Chiesa di Dio fuoco e fulmini e saette, Dio dirà, come disse al Faraone, quando il Faraone disse, maledetto, i tuoi primogeniti devono morire, questo e quello, disse Mosè, mio Dio no, e capì il Faraone, perché tu stesso ti sei data il decalogo della calenda di tutte le cose che ti accadranno. Dunque non sarà il mio primogenito, ma il tuo a morire. Non saranno i miei che moriranno, ma i tuoi moriranno di peste. Le cavallette non attaccheranno le nostre tribù, ma le vostre. Dunque attenzione, quando tocchi la roba di Dio, Dio che è un Dio geloso, dice la Sacra Scrittura, quando leggiamo i salmi al mattino, tutte le lamentazioni del re Davide, Dio è un Dio geloso, un Dio che non fa tramontare il sole se non sia fatta la sua volontà, anche contro quello che gli uomini vogliono. Se Dio sta permettendo e sta dicendo al mondo, abbi l'illusione di credere di avere vantaggio su di me che sono Dio, non vuol dire che l'uomo ha vinto, che l'uomo ha ragione, che l'uomo non sta sbagliando. Oh! Allora, quelli che si stanno insinuando nelle pieghe di questa faticosa scelta storica, si stanno approfittando della fragilità della nostra vita e della Chiesa, questi si stanno automaledicendo, non c'è bisogno di dire che tu sia male, si stanno automaledicendo, perché che cosa c'è di peggiore quando vediamo un animale che sta morendo, no? Lasciarlo lì e farlo crepare lentamente, oppure ficcargli nella piaga qualcosa da farlo soffrire di più. Guai, guai a chi sta mettendo nella piaga della Madre Chiesa questa terribile spada di dolore, perché il Signore fino all'ultima goccia di sangue gliela farà assorbire. Questo si è perso di vista. Dunque noi che siamo popolo ci dobbiamo preoccupare di tirare a campare le nostre famiglie, pregare per noi, pregare per ciascuno delle scelte che dobbiamo fare e ringraziare il Dio pure che ci toglie tutto. Dire Signore Adonai, tu sai, se me lo stai togliendo vuol dire che non deve essere così, che non ne ho bisogno, comunque che devo imparare a farne senza. Allora quella è la santità, resta lì sul cammino che Dio ti ha messo. Però questo cammino è un cammino duro, arido, scellerato. Beh, allora quel cammino
che ti mostra la durezza, la crudezza delle cose, diceva San Francesco, è il più vero. Mentre quel cammino che ti mostra il frutto convenzionale, la velocità guadagnata con troppa facilità, se ti mostra, come dire, la slealtà di una concorrenza rispetto alla fatica degli altri, se ti mostra una certa facilitazione, non c'è lo Spirito Santo là dentro. Perché se fosse così, io mi domando, perché ho dovuto arrampicarmi tutta una vita sulle radici più irte? Perché ho dovuto farmi male per capire mille volte cose che semplicemente non le capivo, perché non erano i momenti giusti? E Dio dice, ma abbi pazienza, figlia cara, arriverà il momento che non è che capirai tutto, attenzione, ma avrai capito, compreso tutte quelle cose che dovrai comprendere, perché innanzitutto, prima missione, ti devi fare santa tu, figlia mia, non lo devi dire agli altri. È lì che nasce l'anima ostia, l'ostia che dal costato di Cristo aperto, blum, esce e dice, come te Gesù, con te Gesù, nella tua vita, tutta la vita di Gesù è stata dolore, supplizio, strazio, anatema, maledizioni. Gesù è venuto a portare la spada, ma non la spada intesa come guerra. La sua spada è una spada che lacera dolcemente. Ecco perché Padre Pio, come tanti uomini e donne, accolgono i peccatori, sanno trattare con i peccati delle anime. Non è facile la maternità spirituale, è un carisma che Dio ti dà. Dunque, cari amici, più entriamo nelle cose dello spirito, più ci sporchiamo, tra virgolette, di cacca buona. Cioè, che vuol dire? Che se non hai i guanti giusti, non hai le mani, il cuore, non hai il dono che Dio ti ha dato, non potrai mai arrivare a capire che sta nel cuore di quel fratello, addirittura prevenirlo e dirglielo in faccia quando non ha il coraggio lui di esportelo. Fino a questo arriva Dio, pur di strapparci al demonio. Questo era Padre Pio, ma bisogna vedere altri che si definiscono come Padre Pio. Vabbè, ciao ragazzi, parliamo di giganti della fede. E non si è mai sentito che però questi uomini di fede si siano sottratti al Calvario che li hanno prefissato. Padre Pio non è mai andato via dal suo convento, non ha mai detto, beh, siccome questi mi hanno rotto le scatole, questo convento mi sta stretto, magari me ne vado a Pietrelcina, me ne vado a Roma, me ne vado a Fiuggi, così approfitto pure di sanarmi i polmoni. No, 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 Padre Pio ha detto, io qua lo sta. Qua devo stare, perché Dio qui mi ha voluto e lì resto. Ecco il vero padre. Non ha bisogno il vero padre di girare fisicamente. Certo, lui aveva il dono della bilocazione, quindi per viaggiare ha viaggiato lo stesso. Ma vedete la differenza tra i doni millantati e i doni autentici. E che caspita, sembra che a decine, a centinaia, tutto ad un tratto non ricordiamo più ciò che dicono i comandamenti, ciò che la Chiesa ci insegna. Allora, portare la pace. Allora, se questa pace costa, tante volte dover essere segno di contraddizione, non dobbiamo avere paura di esserlo, però anche lì, con dovuta dolcezza. Non io o tu, noi. Perché questa pretesa dell'egocentrismo appartiene a quelle persone tipicamente egoiste, fredde, che di Dio non capiscono niente. Perché la prima parola di Dio è amore. Se tu non leggi la parola di Dio, non vieni a Manduria, non vai negli altri luoghi, con questo carattere che è la distinzione dell'essere di Dio, tu non penetri
desideri di Dio. L'amore lo spinge, non il desiderio di vendetta. A questo punto saremmo, capite, no? Fratelli e sorelle, stiamo arrivando a diventare peggio di Babele. Dunque, Babele, Babele è stata colpita. Ma quanta pazienza! E quindi il Signore aspetta, aspetta. Allora il nemico cosa fa? Si accorge che Dio aspetta e sembra che possa avanzare, perché vede come se Dio quasi non ci fosse. Ma questa è un'illusione tipica del demonio. E invece il demonio non solo sarà atterrato, ma tonferà sotto la più grande dei trionfi, che voi già sapete, perché sono ormai 30 anni che ascoltate, respirate le parole della Madonna. Allora vi prego, per piacere, tutti quelli che ascoltano, non rispondete con le vostre parole, prendete i messaggi. Là sta la risposta. Se volete tutta più, andate e prendete il Vangelo, lì c'è la risposta. Quelli che dicono di più sono inventato loro. È farneticazione della loro mente malata. E allora noi veramente stiamo qui a dare dietro ai matti, dice San Paolo, no? Non per aver sognato queste storie, ma per avere visto Gesù Cristo. E lui, San Paolo, lo sa che Gesù Cristo l'ha visto su quella strada, quando gli dice: oh, la pianti o no di perseguitarmi? E cade. Il grande Paolo cade, accecato innanzitutto, perché Dio, quando ti parla, o fa bene, poteva anche dire: va bene, ok Paolo, bravo, mi hai visto, so che adesso tu che mi hai visto sei diventato santo e lo va a raccontare a tutti. No? Paolo non è santo, Paolo sa da purgare. E che fa Gesù? Ti cieca. Basta? No? Non basta. Perché dopo che ti cieca, caro Paolo, ti manda a casa di uno che tu odiavi. E quindi ti fa essere sotto di quello, umiliato due volte, perché Paolo si farà anche la pipì addosso, per non dire la cacca che torna sempre come discorso alla base, perché è umano, siamo fatti di questo. E Paolo dovrà chiedere cieco a questo che aveva perseguitato, maltrattato, ne aveva combinate di ogni, gli dice: per piacere, hai la carità di pulirmi? A questo lo riduce Dio, alla forma dell'umiliazione più totale. Perché? Perché se Dio vuole ottenere da noi qualcosa, ci deve umiliare. Quindi quelli che non sono umiliati sotto la mano di Dio, è il loro segno distintivo che sono falsi. Così politici, così giudici, così medici. Se prima ancora di aver letto la cartella clinica, quando vai da lui, ti dice: la visita costa 200 euro, avete capito già di che pasta sono fatti? Non gliene fregherà mai niente di te, gli fregherà del loro l'autocompenso. E così di qui via via, tutto quello che compete all'onestà delle persone. Cosa c'è di più facile di questo? È così difficile il Vangelo? È semplice. Tu guardi in faccia una persona e ti accorgi dall'operare, dal dire, dal fare, che è una persona buona o meno buona. Se è una persona doppia, lo capirai lo stesso, perché ti renderai conto che mentre la persona buona vive di cose disinteressate, la persona doppia vuole da te qualcosa. Allora, celeste verdura, qualcuno vi ha mai chiesto soldi, case, terreni, macchine? Mai. Abbiamo sempre detto: vedete, siamo poveri. Questa povertà, che è una povertà voluta, attenzione, dall'inizio come scelta voluta. Se avessimo noi detto sì a tanti, ma ci penso io,
non staremmo qua, cari signori, a raccontare con libertà di spirito ancora queste bellezze del paradiso, ma avremmo tanti piccoli padri eterni che ti direbbero: lì non ti devi sedere, togliti, che quel banco è mio. Ci avete mai fatto caso? Perché tante volte diamo tutto per scontato. No, questa libertà è stata, come dire, con forza, prima voluta, poi dopo combattuta perché restasse, almeno perché campiamo noi, poi dopo si vedrà. Quindi, amici miei, la libertà che ci fa dire: se vuoi, aiuti, se non vuoi, nessuno ti chiede niente. Però ricordati che se tu aiuti Dio, Dio guarda la tua generosità, ma la generosità non è solo il soldo, è l'aiuto, è tutto quello che io posso dare cantando, suonando, lavorando, cucendo, predicando, preparando conferenze, aiutando il buon Gesù, missioni, ecco. E concludo, perché oggi fa molto ma molto caldo, che l'opera della Madonna si sta espandendo in maniera inarrestabile. L'altra sera un altro sacerdote dell'India dice: ma io voglio un inglese in tutta la mia parrocchia, capirai, una parrocchia di 30.000 persone, no? Io voglio stendere l'olio a tutti perché già lo uso. E poi vi dirò anche tantissime cose belle, perché non accade solo lontano, ma anche vicino, nelle nostre diocesi qua. Ci sono dei preti, io per tanti anni vi ho detto, preti che mi vengono a trovare di notte. Preti che un po' si stanno cominciando a stufare, capire e dire: ma qua, se qui, usando stolio, a me, succede questo, qua qualche cosa di vero ci deve essere. Questo punto interrogativo che sta avvenendo dopo 30 anni è una cosa non buona, è una cosa che è determinante, perché la Madonna ha detto: presto si capirà l'azione di grazia che manda. Quindi quando arriva il momento, le porte sono aperte, sarà quello che deve essere, senza però stare lì a dire chissà cosa, come, quando. Il Signore allarga gli orizzonti che sono circolari. Allora, più noi aiutiamo quelli che bussano alla nostra porta, più il Signore aiuterà noi. Quindi inutile dirvi che anche oggi, se fate una colletta, ci aiutate, perché è luce e cose. Il nostro benedetto condizionatore che si è rotto, vedete, lo dobbiamo ricomprare, ok? Allora, terminiamo col dire che pensiero del giorno 23 luglio deve essere: non mi devo preoccupare se la zizzania cresce insieme al grano, ma mi devo preoccupare quando il mietitore ne verrà a rendere conto. Amen? Amen.